Antonio Mazza, noi siamo a Cicala per la manifestazione, il concorso Penna e Calamaio. Siamo qui a Cicala per portare avanti il progetto che da anni facciamo con la Fondazione Telethon e con varie associazioni che si collaborano con noi. Il concorso Penna e Calamaio è stato ideato dal nostro socio Claudio Rotella nel 2015, poi è stato portato avanti sempre con la Proloco di Gimigliano e negli anni ci ha visto partecipi con altre associazioni. L'anno scorso con la Proloco di Tiriolo, quest'anno per la prima volta con Terra Mater, un'associazione di Cicala. Inizialmente è stato progettato per unirlo alla raccolta fondi Telethon, di cui ogni anno noi ci facciamo portavoci, e il concorso consiste nel far sì che i ragazzi del quinto elementare, prima media, seconda e terza media, che collaborano a gruppi, possano esplicitare delle tematiche che noi diamo e quindi far sì che possano scrivere i temi in maniera da essere valutati e quindi esprimere il loro pensiero nelle tematiche che noi affrontiamo. Da quest'anno in poi abbiamo avuto l'idea di far sì che i ragazzi possano capire cosa sia il vero senso del volontariato, perché il volontariato della Proloco è, diciamo, che è promozione turistica, valorizzazione del territorio. Il vero senso del volontariato, anche se alcune Proloco da poco tempo sono anche associazioni di promozione sociale, lo possono esprimere altre associazioni e altri enti sul territorio nazionale. Quest'anno per la prima volta partecipiamo con la Croce Rossa Italiana, quindi un ente sia nazionale che internazionale, che attraverso un seminario, attraverso un'attività con l'ambulanza e con le loro macchine e mezzi di soccorso, faranno capire ai ragazzi come lavorano nel loro campo.